Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di attualità politica e economia, dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Anche oggi con due consiglieri regionali presenti nel nostro studio. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Marco Vinicio Guasticchi. Buongiorno. Ed il consigliere regionale Claudio Ricci, presidente dell'omonimo gruppo consigliare. Buonasera e grazie della cortesia. Eccoci qua, consiglieri. E apriamo con l'attualità. Tempo di riforme, tempo di referendum. Parto subito con Marco Vinicio Guasticchi perché il PD detta, le... detta i tempi di questa vicenda, anche se pure dentro il PD. C'è il sì, ma c'è anche il no a questo quesito referendario che incombe sugli italiani, Presidente. Ma da un punto di vista politico, è quanto mai anomalo che, dentro il PD, che è stato il, eh, il partito che ha proposto tramite anche il Presidente del Consiglio il referendum e quindi la modifica della, della Costituzione, dovrebbe essere quasi eh, matematico il fatto che ci siano una espressione solo per il sì. In realtà, questa dicotomia a volte, soprattutto in questi tempi, caratterizza un po' la, la vita politica dei partiti. Quindi, vedere che esistono comitati del no, del PD, certamente è un'anomalia, ma ehm, diciamo, crea anche confusione in, eh, negli elettori che dovranno andare a votare, nei cittadini che dovranno andare a votare il 4 dicembre, in quanto la riforma costituzionale. Che ha avuto dei passaggi importanti in Parlamento. Sapete bene che la lettura di una riforma costituzionale eh, prevede tre passaggi alla Camera e tre al Senato. Per cui c'è stato modo e tempo di valutare le ricadute, di emendare, di, di fare di tutto. Arrivare oggi, vedere ancora rappresentanti dei partiti che dovrebbero sostenere il, il sì al referendum, tentennare o creare comitati per il no, certamente lascia quanto mai perplesso. Per il resto la, la riforma prevista dal Premier Renzi e da questa maggioranza è una riforma importante, non certamente eh, risolutiva di tutti i problemi che l'apparato la, istituzionale democratico, repubblicano, istituzionale dopo tanti anni dalla sua stesura e organizzazione sta, sta dimostrando, però certamente un cammino, un cammino che inizia, un cammino che intanto pone fine a un bicameralismo perfetto, che era fondamentale eh, nella sua fase iniziale, costitutiva, si usciva da una dittatura per cui era necessario che i poteri dello Stato potessero compensarsi e controllarsi a vicenda. Dopo tanti anni eh, di vita repubblicana, oggi certamente quello che serve è un, un iter più veloce per quello che, eh, che è l'approvazione delle leggi. E in questo caso io ritengo che effettivamente un Senato come era previsto, come oggi ancora, è un Senato che non ha più quella funzione originale. Per tutte le altre eh, modifiche che riguardano questo, questo referendum. Certamente alcune sono scontate, come per esempio l'eliminazione delle province. Oramai le province, con, per decreto legge come dico io e lo dico anche con forte criticità, sono di fatto state abolite o meglio trasformate in enti d'area vasta. Io mi auguro solamente che dopo la cancellazione del nome provincia, che io osteggio in tutti i modi, ma nel pacchetto ovviamente voterò sì e sosterrò il sì ugualmente. Eh, mi auguro che arrivino risorse importanti per questi enti d'area vasta che consenta a, a questi enti di poter svolgere le funzioni gestionali che ancora oggi prevede la legge e che soprattutto sono più focalizzate sull'edilizia edilizie scolastiche e sulle strade. Per il resto eh, or oramai il quesito è abbastanza chiaro e netto Ognuno ci vuole leggere quello che vuole, ma la realtà dei fatti è che con il sì si apre una nuova stagione e noi vogliamo che anche in Italia si apra una nuova stagione. Consigliere Ricci, visto che fra breve una legge, secondo me un po' discutibile, la cosiddetta par condicio, ci impedirà di fatto in questa sede di parlarne, chiedo anche a lei un parere su questo referendum, innanzitutto se è per il sì o per il no, visto che dalla sua posizione può scegliere anche di non, di non essere della partita di Renzi e del Partito Democratico. Noi come gruppi civici dell'Umbria il giorno 12 novembre 2016 alle ore 15 al Parco Hotel in Ponte San Giovanni andremo a promuovere un'iniziativa dal titolo Così no. La nostra posizione è di un no rispetto alle modalità con cui eh, questa riforma viene proposta innanzitutto a quelli che ci stanno ascoltando la prima cosa. Finora quando si andava alle elezioni politiche si avevano due schede, una per il Senato e una per la Camera. Adesso invece se passerà questa riforma avremo una sola scheda e a nostro avviso questo è un limitare la democrazia. Noi siamo, come direbbe Piero Calamandrei, per il bicameralismo. Noi riteniamo che la velocità di approvazione delle leggi sia dovuta ai regolamenti interni. Io ricordo all'inizio degli anni 70, quando furono fatte le principali riforme di questo Paese, in sette mesi vennero approvate decine di riforme perché dipendeva dalla incisività politica. E questa riforma poi toglie il contrappeso, riduce l'Assemblea del Parlamento non come la Camera che dà gli indirizzi al governo, ma è il governo in maniera quindi opposta che darà gli indirizzi alla Camera. E anche questo noi eh, lo vediamo come una riduzione della democrazia. Mancheranno i contrappesi. Le regioni saranno indebolite, il Parlamento sarà indebolito e noi siamo per i contrappesi. Non deve esserci mai qualcuno che ha un eccessivo potere e peraltro questo potere viene tolto anche dai cittadini, perché mentre prima per una proposta di legge popolare erano necessarie solo 50.000 firme, ora diventeranno... 150.000 di firme necessarie. Ultimo elemento i costi. Certo, occorre che tutti a partire da noi eh, possiamo dare il buon esempio di ridurre i costi della politica. Ma io credo anche che i veri costi non siano quelli della politica, anche se dobbiamo dare tutti a partire da noi il buon esempio i costi siano gli 827 miliardi di euro all'anno di spesa complessiva di questo Stato. È lì che bisogna agire per trovare le risorse per davvero investire e promuovere lo sviluppo di questo Paese. Punti di vista dunque differenti sul primo argomento del giorno, ma passiamo anche ai temi di attualità regionale. L'Umbria sta per essere assediata da masse di, eh, si spera, di automobili e di persone che arriveranno nei prossimi giorni, va ad iniziare la manifestazione Euro Chocolate e il problema della viabilità, su cui peraltro entrambi più volte avete posto l'accento nella vostra attività. Eh, qui all'interno delle istituzioni il problema viabilità sta diventando ogni giorno un po' più grosso perché ci sono ritardi, ci sono ingorghi, ci sono dei lavori tra l'altro indispensabili come ha spiegato l'ANAS eh, prima che iniziassero per la messa in sicurezza, però anche tanti problemi per i cittadini. E eh, presidente Guasticchi, eh, c'è anche un uh, problema forse di scelte. Voglio parlare ci metto dentro anche la ferrovia. La ferrovia centrale umbra è bloccata. Pare che l'andazzo sia quello di dirottare sui pullman, quindi grosso aumento del trasporto su gomma anziché sul ferro, no, eh, Guasticchi? Perché ci spingono anche ai link, city link, per andare a prendere l'alta velocità, quindi... Sì, però sarebbe un errore, in quanto l'FCU è, un, è una dorsale che attraversa tutta la nostra regione e può rappresentare veramente un progetto serio, importante, di una, di una metropolitana di superficie, che tra l'altro consentirebbe anche di portare... Eh, cittadini al centro del capoluogo di regione perché la, la stazione di Sant'Anna è proprio al centro di Perugia a ridosso dell'Acropoli collegata con le scale mobili agli eh, uffici più importanti della regione Beh, perché dico questo perché in questi ultimi anni abbiamo assistito un po' a uno smantellamento del, dell'FCU a scelte strategicamente folli come io mi ricordo quando si decise di uscire di smantellare l'elettrificazione e passare addirittura alle motrici diesel in netto a controtendenza con quello che erano le strategie ambientali ecologiste del del resto d'Europa o del mondo, sarei dire a questo punto. Poi è successo che tutte queste importanti risorse che la regione ha messo a disposizione sono state utilizzate per eh, sottopassi, per Uh, opere sicuramente necessarie per una ferrovia che funziona, mentre si è tralasciato uh, il mantenimento di quello che era la linea ferroviaria di per sé, la, la sede della ferrovia, cosa che questo ha messo in seria difficoltà l'attuale struttura ferroviaria. Allora, quando siamo di fronte a una ricchezza del genere, a un patrimonio del genere, oggi noi dobbiamo solo lavorare e spingere perché l'FCU venga potenziata che assuma realmente questo, questo ruolo di metropolitana, perché ne ha tutte le caratteristiche. Certo, se deve rimanere il trenino che passa una volta ogni due ore, che collega con tempi biblici le varie realtà territoriali, certamente la sua, il suo destino sarebbe già segnato. Cosa invece che non lo, assolutamente non dobbiamo permetterlo, perché il rapporto a presentare quell'elemento di sviluppo, proprio di sviluppo per un territorio che da un punto di vista aviario in questo momento per esempio sta soffrendo molto, sta soffrendo molto però grazie a Dio perché sono arrivate risorse per mettere a norma le strade. E allora su questo io vorrei chiedere un po' di buonsenso all'ANAS e agli amministratori che eventualmente possono intervenire sull'ANAS. Basterebbe secondo me evitare che negli orari di punta, ovvero la mattina, quando oh, circa 25.000 eh, umbri arrivano al capoluogo di regione per lavorare e all'uscita, in, in, in orario identico in serata, quindi bloccare magari i lavori per due ore, tre ore al giorno, recuperare magari quei lavori notturni, per far sì che le code interminabili che si stanno creando in questa fase eh, continuino ad essere un problema. Eh, non è l'uovo di Colombo, però sicuramente da una parte c'è la necessità di fare i lavori. Da una parte bisogna apprezzare che ci sono risorse che consentono di fare i lavori. D'altro canto, una scelta, diciamo, razionale che consenta una fluidità del traffico in certi orari può rappresentare, come dicevo prima, una soluzione ottimale. Comunque, grazie a Dio i soldi sono arrivati, e questa non è una cosa di poco conto, ci consente di avere le strade. Eh, importanti della nostra regione eh, completamente ristrutturate, ne avevano veramente bisogno. Consigliere Ricci, lei spesso ha proposto alternative anche in termini di viabilità, alternativa per raggiungere il capoluogo, perché c'è questo nodo di Perugia che è un nodo un po' strozzato, quindi lei ha suggerito varie eh, ipotesi. Per ora mi pare che la situazione sia ancora abbastanza ingarbugliata intorno al capoluogo di regione. Credo che nel settore dello sviluppo dei trasporti in Umbria, che è determinante per l'economia, per il quadro sociale, per il turismo, si stanno trovando anche linee convergenti e, come ricordava il consigliere Marco Vinicio Guasticchi, dobbiamo con buon senso sostenere alcune di priorità. Certamente la ferrovia centrale Umbra è una delle priorità, la riqualificazione funzionale sia in termini di armamento di infrastruttura ferroviaria che di convogli ferroviari. E secondo l'ultimo piano regionale dei trasporti sarebbe necessario un investimento dai 15 ai 30 milioni di euro per cominciare a sviluppare tale importante infrastruttura. Per quanto riguarda il cosiddetto nodo di Perugia credo che il Consiglio regionale ha più volte sostenuto la necessità di riprendere con grande incisività il progetto della variante esterna stradale alle gallerie. Abbiamo approvato recentemente anche una mozione unitaria per un primo stralcio lavori, questo progetto che per la verità il CIPE aveva approvato sin dall'anno 2001, credo che oggi deve essere una delle priorità, perché la variante esterna alle gallerie non è solo un'opera importante per la qualità viaria e i servizi del capoluogo di regione, ma è anche un nodo strategico tra la viabilità del sud e il nord del nostro paese. Aggiungo un altro tema alle infrastrutture di trasporto in Umbria, di cui il Consiglio regionale, anche attraverso un'interrogazione a risposta immediata da me presentata, ha discusso recentemente lo sviluppo del sistema aeroportuale eh, di Perugia eh, San Francesco d'Assisi. Credo che in queste settimane si è parlato molto dell'accordo tra il governo italiano e Ryanair circa eh, 44 nuove linee aeree di cui il 50% sarà su scali regionali da parte del vettore Ryanair. Noi abbiamo sostenuto che l'Umbria e Perugia deve entrare in questo accordo di collaborazione almeno eh, cercando di attivare tre eh, linee stabili utilizzando Ryanair una nel versante eh, spagnolo, in particolare a Madrid, una nel versante del centro Europa e un'altra linea nel versante dei paesi dell'est, perché credo che l'aeroporto internazionale dell'Umbria debba vedere questi collegamenti stabili e poi dovrebbe gradualmente pensare, così come recita il piano regionale dei trasporti, almeno al raddoppio selettivo della linea. Foligno-Terontola con la stazione ferroviaria collocata vicino all'aeroporto internazionale dell'Umbria, dando anche propulsione al sistema di raddoppio sempre ferroviario tra Spoleto e Terni, mentre Terni ovviamente deve sempre più guardare con interesse al corridoio trasportistico verso Roma e Civitavecchia. Quelle che ho appena citato sono infrastrutture importanti perché Oggi sempre più eh, lo sviluppo economico eh, nascerà tra centri intermodali e quindi tra poli che sono importanti dal punto di vista dei sistemi di trasporto. Vediamo che questa prospettiva futura si avvicini, consigliere, il più possibile perché ce n'è sicuramente bisogno. Eh, andiamo sul sociale e parliamo di immigrazione, o meglio di più cose. Pochi giorni fa c'è stata qui a Palazzo Cesaroni l'audizione dei prefetti di Perugia e Terni. Quello di Terni in particolare ha chiesto che si faccia anche informazione su quella che è la situazione che riguarda gli immigrati. 3.000 rifugiati in Umbria, 2.581 richiedenti asilo, 370 a cui è già stato riconosciuto lo status, quindi sono nel sistema di eh, protezione. Ci sono anche più di 2.000 domande alla Commissione per il riconoscimento di rifugiato, ne sono state accolte più di 500, ma tante ancora da esaminare. Gli immigrati regolari in Umbria sono circa il 10-11% dei residenti ed è un dato in linea con quello nazionale, ma da questa audizione, da questo quadro e da quello che chiede anche la società umbra che assiste a questa eh, integrazione, diciamo così, quali sono le considerazioni eh, politiche guasticchi che eh, avete fatto? Ma intanto i dati sono dati preoccupanti, perché l'Italia, l'Europa, l'Umbria poi Ovviamente la, la parte più debole critica, non, non sono preparati a poter sostenere un flusso migratorio così imponente. È inutile dire che eh, ci sono le linee del buonismo e del, dell'estremismo, eh, che non hanno senso di esistere in nessun due dei casi, tanto per essere chiari: perché, da una parte, si assiste a un fenomeno quasi da definire biblico, cioè un fenomeno tra l'altro ripetuto nella storia dell'uomo. Le, le, le popolazioni che vivono in una condizione di miseria, di difficoltà, da sempre nella storia hanno cercato di raggiungere territori dove potessero svilupparsi più tranquillamente. Questo è avvenuto, come dicevo prima, nella storia dell'uomo. Certo, oggi come oggi eh, l'elemento, eh, diciamo, oh, la tempestività, la velocità con cui questi trasferimenti avvengono diventa devastante soprattutto in società particolarmente delicate come quella nostra, tanto per essere chiari, che già si ritrova in una condizione di grande crisi economica, eh, trovarsi di fronte a un flusso così importante, soprattutto non regolato, eh, crea delle tensioni sociali di non poco conto. Ecco, sottovalutare queste tensioni sociali è un errore che si, sta, che si è fatto in passato. E che oggi si tende a, diciamo a non commettere più. Però il dato oggettivo è che eh, non basta dividere tra le varie regioni italiane il flusso di migranti. È un errore. L'Umbria ovviamente ha una capacità ricettiva inferiore a tante altre regioni italiane. Ha un tessuto molto più delicato, molto più critico, ma soprattutto non c'è un progetto ben delineato e preciso su come saranno, gestite queste, come saranno gestiti i migranti. Noi li vediamo in tante strutture che eh, purtroppo do, dove vivono senza avere nessun tipo di, di, di impegno, senza essere utilizzati per eh, diciamo, impegni lavorativi, senza poter neanche loro poter accedere, a, a lavoro o a fasi di, di crescita culturale, come imparare la lingua italiana. Cioè, vengono presi, vengono appoggiati in queste strutture. Gli unici che ci guadagnano sono i gestori, di questi, i proprietari di questi immobili, di questi alberghi, che ci vengono riconosciuti del, delle indennità importanti, magari per strutture vecchie, obsolete, che non avrebbero avuto altro, eh, altre prospettive economiche in contesti sociali di cui non si valuta la delicatezza. Quindi magari sono piccoli paesi dove in virtù magari di strutture ricettive importanti ci sono molti migranti. In molti casi non ce ne sono, quando i sindaci si mettono di traverso come è avvenuto per alcuni comuni umbri e, non, eh, e, e, e dichiarano ufficialmente di non volere i migranti nei propri territori. È una massa di persone che non si sa bene come poter gestire. Ma il dato che a me ha impressionato di fronte all'audizione dei prefetti è la risposta che è stata data alla mia domanda. In quanto io ho posto il quesito, dico ma esiste una legge, la cosiddetta Bossi Fini, che avrà mille difetti, sicuramente molto perfettibile, però pone un paletto chiaro. Dice in Italia... Coloro, gli extracomunitari che non hanno un lavoro, non hanno un contratto, non possono restare. Allora io voglio capire perché la Bossi Fini non viene applicata. Ecco, su questo cioè, non è un elemento di populismo, ma è un dato oggettivo, perché poi quello che noi dobbiamo gestire non è solo la ricettività nei confronti dei rifugiati, noi dobbiamo anche far sì che le popolazioni, che le nostre comunità da sempre molto inclusive arrivino a, una linea, a un livello di tensione esasperata da creare delle tensioni sociali. Ecco, è su questo che dobbiamo ragionare, perché è inutile far venire tanta gente quando poi oggi non siamo in grado di dare nulla a queste persone e anzi creiamo delle condizioni Proprio dove gli irregolari, e non parlo dei rifugiati, eh, nelle nostre realtà sono, creano condizioni di tensione enorme, tensione, esasperazione o cos'altro. Tanto hanno fatto le forze dell'ordine, ma quando mi si dice che la Bossi Fini è di difficile applicazione, eh, allora la mia preoccupazione eh, cresce a dismisura, perché vuol dire che noi oggi non siamo in grado di far rispettare una legge e che oggi, come non mai, eh, più gente arriverà nel nostro paese più rifugiati tenteranno di raggiungere il nostro paese più noi non saremo in grado di dare risposte. Tema rifugiati. Eh, io assisti, ho visto una trasmissione televisiva qualche sera fa eh, dove parlava di dati, alcuni dati, dati ufficiali. In Italia più di 70.000 rifugiati hanno chiesto diritto di asilo in quanto provenienti da territori dove non vengono rispettati, dove c'è un guerra non vengono rispettati i diritti civili. Ebbene, da quel dato che eh, è, si è stato evidenziato, solamente 3.000 di questi sono stati accertati come rifugiati. sito, gli altri 67.000 che diventeranno automaticamente degli irregolari. Che fine faranno? Ritengo che non c'è risposta neanche a questo e continuerà questo esodo e questa non gestione di un problema che sta dilaniando il nostro in paese. In effetti è uno degli aspetti che anche i prefetti hanno sottolineato, la Commissione per il riconoscimento del rifugiato politico ha i tempi di attesa intorno ai tre mesi anche qui in Umbria, solo una piccola parte ha avuto lo status. Gli altri, consigliere Ricci, lei ce l'ha una... Ricetta dal suo punto di vista per gestire questa situazione? Come ho rappresentato ai due prefetti di Perugia eterni, che vanno ringraziati per la loro cortesia nella collaborazione con l'Assemblea legislativa dell'Umbria, io credo che dobbiamo avere la consapevolezza che questo tema non è un tema italiano, non è un tema europeo, ma dovrà sempre più diventare un tema delle Nazioni Unite perché. Eh, dobbiamo agire nelle coste dove questo fenomeno ha origine, anche con azioni operative di peacekeeping, ma io le chiamo più azioni operative per evitare che i nostri mari siano davvero ormai dei luoghi dove la sofferenza, la morte, i cimiteri nel mare crescano sempre di più. Quindi l'azione va fatta nelle coste anche con grande incisività, con azioni di peacekeeping e azioni operative. Quelli che poi arrivano, credo che in Umbria la situazione a oggi sia una situazione grazie al senso, alla cultura dell'accoglienza della regione Umbria e di tutte le comunità locali ancora sufficientemente buona però noi non possiamo continuare ad ospitare un numero illimitato di persone, questo sia nel nostro Paese e anche nella nostra Umbria, perché a quelli che arrivano dobbiamo garantire un valore, che è quello della dignità, debbono essere accolti con dignità. E come ricordava il consigliere Marco Vinicio Guasticchi, e qui si è determinata anche su questo tema, come altri che sono di interesse nodale per la nostra Regione, un evidente livello di convergenza, dobbiamo sempre più informare meglio le comunità locali, informare meglio i sindaci e soprattutto utilizzare queste risorse. Io ricordo che nel mio ultimo periodo di consigliatura abbiamo eh, attivato delle convenzioni con le associazioni che sono delegate all'ospitalità eh, di tali persone. Per utilizzare tali risorse all'interno dei servizi operativi nei comuni, affinché possano svolgere anche azioni di, per esempio, manutenzione di strade, di parchi, eh, di quegli elementi anche di arredo urbano, che dimostrano come queste persone, anziché essere invisibili, diventano utili alle comunità. Questo può essere un modo per poter superare anche la eh, diffidenza che si determina. Però come veniva ricordato il numero non può essere infinito perché tra poco, come condividevano anche con noi i signori prefetti di Perugio e Terni, avremo, e l'Italia avrà, il problema economico. Cioè queste persone se crescono in un numero ampio e illimitato non avremo le risorse per gestire tale fenomeno come sinora abbiamo fatto. E questo è il punto di oggi. Ci fermiamo qui in attesa naturalmente di eh, conoscere che cosa accadrà in futuro anche su queste eh, questioni dopo i numeri che abbiamo ascoltato. Ringrazio il consigliere regionale. Marco Vinicio Guasticchi, Partito grazie Democratico, il consigliere regionale Claudio Ricci che sono Buona stati serata, oggi nostri ospiti. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti voi per averci seguito.